Buongiorno a tutti, benvenuti all'ottava puntata del 2017 di Electric Motor News. Come sapete, il primo e unico programma televisivo italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica. E questa puntata è molto particolare per noi che siamo stati anche coinvolti in questi 50 anni di Eugenio Garavaglia. Era, se vogliamo dirlo, un compleanno di una persona che si occupa da tempo di veicoli elettrici in prima persona. Ha acquistato lui e anche la sua famiglia diverse vetture elettriche, una Smart Electric Drive, una Renault Twizy. Ha equipaggiato la sua abitazione con dei pannelli solari, quindi si muove in modo completamente ecologico e ha fatto lui e la sua signora Silvia Bugini diverse battaglie per promuovere la mobilità ecologica, che è chiaramente anche il settore nel quale si muove Electric Motor News. Noi siamo diventati amici da un po' di tempo, loro sono a Lurano, in provincia di Bergamo, nella Vasa Bergamasca, e un giorno abbiamo ricevuto questa telefonata di Silvia Bugini, che ci ha detto: vogliamo fare una sorpresa a Eugenio Garavaglia, il marito, perché fa i 50 anni. E siamo stati anche coinvolti in un simpaticissimo incontro che vedete già in queste immagini mentre io vi parlo, e con grande emozione del buon Eugenio, che si è trovato a guidare una vettura che non avrebbe mai sognato di guidarla, anche se per alcune ore. E vedremo appunto un po' com'è andata questo compleanno molto particolare di Eugenio Garavaglia in questa puntata numero 8 di Electric Motor News. Oltre a questo avremo dei servizi, come di consueto, della Citroën Eberlingo, che è una nuova vettura elettrica della casa francese del Double Chevron, e servizi che riguardano Nissan e quello che è rimasto dallo scorso Salone di Ginevra, con due interviste che abbiamo fatto in occasione di questo salone. Ma allora iniziamo subito con questo compleanno, Eugenio Garavaglia, i suoi 50 anni, e vediamo la sorpresa che Eugenio Garavaglia si è trovato quando la moglie l'ha portato in una cascina a Lurano, in provincia di Bergamo. Vediamo. Auguri, tanti auguri, meritatissimi, 50!